Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nostro nuovo video in collaborazione con Football Emotion. Bene ragazzi, questo video si svolgerà in tre parti, cioè tre challenge. La prima è la punizioni challenge, la seconda la rigori challenge e la terza tiro di precisione di tacco delle porticine da girato ovviamente. Però ragazzi, non sarà una challenge come le altre perché utilizzeremo dei prodotti un po' alternativi. Mostraci il guanto gigante, che è un guanto diciamo oversize rispetto a quello normale, e ricordiamo si potrà parare solo con la mano sinistra, e utilizzeremo una palla da calcetto, quindi molto piccola e non siamo abituati, quindi è più difficoltoso. Quindi ragazzi, incominciamo a mettere subito un like e partiamo subito con il video. Andiamo a spiegare un attimino meglio come si svolgerà la challenge, che come abbiamo detto prima si svolgerà in tre sfide, quindi tre challenge. In ogni challenge si faranno 5 tentativi, cioè 5 tiri, e chi alla fine delle tre sfide avrà sommato più gol vincerà, e chi perderà subirà una penalizzazione. Ok ragazzi, iniziamo con le punizioni. La punizione la tireremo da una distanza più o meno di circa di 15 metri e sulla linea di tiro che vogliamo. Io inizio da Fabrizio. E vediamo se riusciamo a fare almeno due gol delle punizioni. Bella! Senza che io sappia dove tiro, tiro in basso a destra. Caldo alto a destra, bello, però bello, bello. E due, incredibile. Cazzo. In corso. Stessa così dall'incrocio, così dall'incrocio. Ok ragazzi, in cosa consiste la seconda sfida? Molto carina, dobbiamo di tacco, senza guardare chiaramente, fare gol della porticina piccola. Quindi dobbiamo cercare di fare un tiro molto preciso, preciso e dentro, se no va dalla porta grande. Quindi inizia, già fare dispo. Già, ok, vai, a caso, prima l'abbiamo fatto, se lo facciamo. Vabbè, adesso ci sta, vai, dispari, vedi, bomba. 4 fuori sua, inizio io. Lui. Ah, se decidi, vuoi un fatto? No, no, inizio io. Ok, ok, inizia lui. Col primo tiro. Fuori, no. Rete. Oddio. Sei? Vai, vai. C'è la curva. Si ferma prima o bestemmio? È inutile che ti capisca. No, ma fallo il più di allora, dai. Io spero ti si fermi invece. You so fucking precious when you smile. Olé! Mamma mia! Senza, a culo! Col guantone! Che schifo di piede! Grazie!
Se io ho visto che guardo era dentro, quindi 4 su 4. Ok ragazzi, siamo arrivati al quinto tentativo di questa challenge. Il risultato è di 4-2 per Simone. Adesso andremo a tirare l'ultimo rigore con il piede debole, cioè il sinistro, sia per me sia per Simo, e vediamo come va a finire. 2 hours later. Se è gol. No. Ok. Facciamo 5 su 5. Palo! Ok ragazzi, allora, siamo pari perché nelle ultime due sfide, la prima, lui ha vinto 2-1, questa l'ho vinta io 4-3. Quindi andiamo a fare l'ultima challenge. Vediamo chi vincerà e chi subirà la penalizzazione. Quindi dai, dai, cliccate like, c'è il gol del matto. Cazzo, dai. Finale dei mondiali con il Germania. Ok ragazzi, terza sfida. Rigori, facciamo ancora pari dispari e vediamo chi inizierà il mio. Dispari, pari. Boom, bam, sei, pari mio. Inizio. Ok ragazzi, iniziamo con i rigori. Saremo un po' facilitati perché potrà utilizzare solo la mano sinistra e quella che non utilizza per fare quelle cose. Parla qualcosa. Diciamo, ciao ragazzi, fare la rigore. Cerca la faccia. Solamente con quel cerco di buttarmi, anche okay. Se è impossibile. Guarda la telecamera, la porticina così, però ragazzi. Non fanno sentire le suggestioni. Non fanno sentire le suggestioni. Bella barba. Ok, comunque. Niente, dai. Lui questa mano ce l'ha forte perché si è allenato lui, quindi partiamo, dai, partiamo. Ok, prima di tirare chiaramente dico che i rigori saranno alternati, se no non sarebbero veri rigori. Quindi partiamo col primo. Dai! Giotta l'inchiato! Vai, vai, prova a impegnarti. Bello. Mario! Questo è proprio l'Alex del Piero. No, questa è una bella pelle. Bello, senti sì. Dall'altra, scusate. Quindi andiamo avanti, 2-1. Olè. Mamma mia, si rischia. Oh. Rischioso. 3-3. Ok. Ok ragazzi, abbiamo preso una scelta che è quella di fare il quarto rigore di sinistro e l'ultimo di rebora. Quindi così rendiamo le cose più difficili. Quindi parto io, sono a quarto. Ricordiamo il risultato, 3-3. Sì! Cioè, si sente proprio la tensione, grande. Mamma mia. Ma dopo, ragazzi, c'è una penitenza allucinante. Vai. Oh, mamma mia, assurdo. Bellissimo. Aspetta, mi contattano dalla luna. Ah, neanche il satellite non l'ha vista. Vabbè, niente. L'abbiamo registrato noi. Speriamo ci veda la palla. Niente, ciao. Mamma mia! E ora? Aspetta, intervista freddo, come si sente a battere il rigore dopo un gol assurdo che ti avrà spezzato anche un po' il fiato, anche se non dovrei utilizzare il fiato. Vediamo, però basta che cambi l'inquadratura perché io la rapporto. Ah, è vero, mi scuso. Comunque, buona fortuna. Raga, l'importante è godere nel fallimento degli altri. Cioè nel fallimento degli amici, ragazzi, è la cosa più bella. Quindi fallisci, amico mio. Vediamo. Parte. No. Però aspetta. Ti do la mano. No, ti do la mano. Questa è una bella partita. Dunque, grande Leo. Godo per la sconfitta del mio amico. Perché ragazzi, ricordiamoci sempre, quando gli amici falliscono è sempre più bello. Ok, finalmente siamo arrivati al momento della penalità. E fatelo lì. Ok, non ha parole chiaramente perché è un po', come si dice quando uno
è un po' Simo, è un po' demoralizzato quindi se mi potete dare una questione per dislessia in italiano, vi prego. Comunque, niente, andiamo. Ma al posto che di punta parlo di violenza e basta. Chiap a sinistra, a battuta! Parti, riparti. Ok. 118! 118! È finita. Mi è passato un po' il male, quindi riusciamo a fare questi saluti. Ringraziamo Football Emotion per averci fornito questi prodotti per fare questo bellissimo video divertente. Speriamo vi sia piaciuto. Passate per il link in descrizione per andare a vedere il sito di Football Emotion. Mi raccomando ragazzi, sosteneteci, lasciate un like, un commento, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Passate su tutti i nostri social che sono in descrizione insieme a quelli di Football Emotion, Instagram, Facebook, Musical.ly e lo stesso YouTube. Ok ragazzi, detto ciò, finisce qua il video, quindi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima challenge. Ciao ragazzi, ciao.